E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 23esimo episodio di Pokémon Smeraldo e andiamo subito, ragazzuoli. Allora ragazzi, siamo qui dopo che abbiamo battuto i capi palestra perché erano due delle cat. Andiamo avanti. Qui tanto ci curiamo la bellissima squadra incredibilmente pazzurda. E abbiamo fatto anche il centro spaziale che... Ok ragazzi, ho preso il Pokémon Conserve perché dobbiamo andare a Orocerea, là, quella parte strana, bellissima, pazzurda. Allora, vai Surf. Vediamo se può imparare... Cosa ragazzi? Sub. Penso di sì, eh. Ok, vai. Perfetto ragazzi. Andiamo. Oddio, ce l'ho le repellenti, perché non vorrei incontrare Pokémon selvatici, sincero. Super le pelenti, vai. Andiamo. Allora. Ok. Ma quanto cazzo è lungo sto robo? Aspetta. Dai, chi è che rompe il cazzo? Ciao. Oh, vero. Mi trovo a Orocea un po' di tempo fa. Ho visto un po' un verde gigante che volava alto nel cielo. Non ho mai visto nulla di simile. Forse sarà Rayquaza, ragazzi. Può essere, chi lo sa. Percorso 126, signori. Vai, sfidiamo questa. Sono una sirena. Ok. Regis l'ha fatto fuori Magby. Lubdisk. Ok, Regis, ragazzi. Un'altra volta ha fatto fuori Lubdisk. Però siamo bruciati, attenzione. 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 Quindi io direi di curarci i Pokémon intanto. Non ho nulla contro il bruciore, diciamo. Allora, vediamo dove. No, come è finito il repellente, zio Pera. Ok, vai. Andiamo a comprare altri dei repellenti comunque, perché rompono il cazzo i Pokémon selvatici. Ma io spero di andare nella direzione giusta, raga. Intanto qua è una bella lotta in doppio. La facciamo proprio Arfly. Ok, l'abbiamo fatto fuori, ragazzi. Registrazione di Dino. Sì. Si opera, però, ragazzi, è un problema. Problemone. Manco devo passare qua. Sotto non passi. Repellente, ragazzi. Oh, è un casino, ragazzi. Comunque, non me lo ricordavo così, vi giuro. Intanto voglio vedere un attimo dove siamo. Ma siamo qua. Oh, andiamo di qua, vai. Devo scendere, ragazzi. Non sfido nessuno perché... Porca troia. Ho i Pokémon morti tra un po'. Ok. Forse ci stiamo dirigendo bene ora, ragazzi. No, percorso 129 c'è uno. Si opera. Si opera, ragazzi. Andiamo, dai. Uccidiamo tutti. Deplosion. 33, ragazzi, bello. Ok ragazzi, posso dire che sono un fenomeno perché avevo un po' di realizzanti e mi sono rimesso bene a squadra. Ok, allora. Dai, combatti anche con questo qua. Nella mia prima gara di Triathlon. Che cos'è il triathlon, ragazzi? Se lo sapete, scrivete nei commenti, per favore, ragazzi, bellissimi patatini succolenti. Torqual. Ok, fatto easy proprio. Forse non è qua, raga. No, aspetta, aspetta, aspetta. Finito il repellente, va bene. Ma dov'è la città, ragazzi? Zio Pera, oh. Zio Pera, ragazzi. Zio Pera. Bello, Dratini. Ma è shiny? Ma...
è Dratini Shiny, ragazzi. Perché è viola? Non è blu, cioè Dratini? Ma non è Shiny, non ha fatto le stelle, vero, ragazzi? Oh, se lo sapete nei commenti, ditemi se era Shiny questo Dratini o no, ragazzi. Non scappo. Dai, se al 13 se lo sciotto, penso comunque. Vabbè, ho capito. Ma era Shiny, ragazzi, comunque. Comunque l'ho ucciso, eh. Non capisco se era Shiny o no, raga. Ma c'ha un colore diverso, comunque. Mi giuro, è la prima volta che vedo un Dratini viola. Pop con smeraldo è così Dratini? Oppure non lo so. Ok, abbiamo ucciso questa, ragazzi. Ci siamo già avvelenato il Pokémon. Ok, vai. In realtà dovevi sconfiggere tutti, però ci sta, dai, ci sta. Lascialo, lascialo. Tanto abbiamo... Cioè, abbiamo regalato. Cioè, abbiamo Registry al 42, 41. Penso che ora va al 42, no? Non è effetto su... Ah, è vero. Visto. Lui è diventato di tipo buio o spettro, una cosa del genere, no? Le artigli. Tu. Ok, io sono sempre da sta parte. Salve Ricky, sono Mauro. Ho visto Sromici tempo fa, mi è sfuggito per un pelo, non ho... Ok. Manco fa così però, anzi però. Eccolo. Orocea, ragazzi, siamo arrivati. Ma c'è un centro Pokémon qui? Eccolo. Incredibile. Orocea, ragazzi. Bello sto posto, ragazzi, posso dirlo? È veramente figo. Allora, parliamo un po' con questi e un po' che dicono. Orocea pioggia su un gruppo di corso, l'avresti mai detto? Di che colore la tua scheda allenatore e la mia rame? Boh, non lo so. Si dice che gli antenati degli abitanti di Orocea passassero tutta la loro vita su delle barche. Ora capisco che vivono così perché erano alla ricerca di qualcosa. Avete capito, raga? Incredibile. Sarà un'esplosione di popolarità. Ascoltami bene, vuoi che insegni esplosione a uno dei Pokémon? Col cazzo. Non voglio che i miei Pokémon si uccidano come deficienti. E adesso che carine le casette sull'acqua. Io sono nato qui. Questo mi darà la flor di Celia. Si intende quell'altissima torre che si trova da queste parti, vero? Ragazzi, posso dire che è fighissima sta città? Nella regione di Hoenn ci sono tre Pokémon che rappresentano la forza della roccia, del ghiaccio e dell'acciaio. Si dice che si nascondano nei profondi meandri delle grotte. È quello che ho sentito dire quando ero bambino. Chi sono, ragazzi? Chi sono, ragazzi, quei tre Pokémon? Acciaio, roccia. Gira voce di un Pokémon che vola nei cieli della regione di Hoenn. Ovviamente penso sia Rayquaza, ragazzi. Vuoi dirmi da dove vieni? Vieni da sì, è una città. Ma veramente, ragazzi. Non me lo dici, verrai pure da qualche posto. Oh, un momento, non vorrei darmi a bere. Vieni. Non vorrei darmi a bere? Che viene dalle bestie marini? In che senso, ragazzi? Non sto capendo. Un po' in cielo, un po' in cielo, oh Cristo. Ma qua non c'era una palestra? No. No, la palestra sta a Seniride, vero ragazzi? Pensate sì, l'ultima palestra sta a Seniride. Sono la persona più importante di tutto il Pokémon Fan Club. Sono il fratello minore del presidente. Ora mi sto godendo il mio calza con i Pokémon un po' proprio così. Ah, il tuo Pokémon non va male, ma nemmeno tanto bene. Tu che sei allenatore devi impegnarti di più. Perché? Dice che è morto troppe volte, ragazzi. Può essere, può essere.
Questo. Ma quella è un Podex, è un'occasione di vedere molti Pokémon diversi, magari fossi come te. Eilton? Coglionazza. Guarda questo Anorit, l'ho catturato ieri per festeggiare il mio compleanno. Dal tuo sguardo capisco che lo vuoi, un po' così non apprezzo. Se è una cosa tipo un spam, un Bagon. Il mio Pokémon preferito Salamence. Bagon, Shelgon e Salamence, zio Pera. La corrente del mare che separa Orocea e Sincevoli è molto forte. Se usi Surf... vabbè sì. Questo si sapeva, ragazzi. Ultima casetta. Isola Miraggio. Si vede e non si vede, a seconda delle condizioni meteo che creano il miraggio. O magari appare e scompare. Chi lo sa, ragazzi? Chi lo sa? Oggi l'isola Miraggio non si vede. Come fai a vedere se stai dentro casa, zio Pera? Vabbè, c'hai le finestre. Allora, vediamo un attimo dove cazzarola sono, ragazzi, che mi sto perdendo. Ok. Ok. Ma io non mi ricordo dov'è l'isola Miraggio, sincero. Iridopoli, Verdezzopoli, questa che già abbiamo fatto la palestra. Poi c'è la palestra, ragazzi, se mi ricordo. Palestra Pokémon? A Senilite c'è la palestra Pokémon, ragazzi. Dov'è, scusate? C'è a Senilite, a Orocea. What? What the fuck, ragazzi? Vedi che è un bel posto, comunque. È molto rilassante questo posto, ragazzi, comunque. Ma si vado di qua, no? What? What, ragazzi? Non mi ricordo questa cosa. Assolutamente. Oddio, mi sto rincoglionendo. Oh, una Pokémon. Oh, caramella rara, signori. Assurdo. Scusa, se li faccio così, che succede? Ah, ok. Ho fatto abbastanza ridere questa cosa. Non la Pokéball. Più pera. Godo. Una Pokéball. Pezzo stella. Ok. Vai, Surf. What the fuck, ragazzi? Ma dove cazzo la sta andando? Ma c'è stata tantissima roba qua, raga. No, merda, volevo andare qui sotto. Mi sto perdendo. Ok. Comunque è tutto un Surf, signori. Dove sono? What the fuck? What the fuck, ragazzi? Scusate, ma la palestra dov'è allora qui? Ma non c'è nessuna palestra, Orocea, vero? Che bella l'acqua, signori. L'acqua è proprio bella, comunque, raga. Bellissima, Cristo Dio. Va bene, ragazzi, io direi di salvare proprio qui e poi fare la prossima palestra o città a Senilite, perché ho capito che qua non c'è un cazzo, penso. Quindi ragazzi, spero che questo video, anche se mi abbiamo fatto niente, diciamo, abbiamo soltanto visitato questa città Orocea, vi sia piaciuto. Il prossimo, ragazzi, penso che è tosto. Se sapete qualcosa di Orocea o robe del genere, mi raccomando, scrivete nei commenti, perché io non mi ricordo nulla proprio. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, condividete il video e alla prossima, ragazzi. Ciao belli!